se si deve annullare la gara me lo dirà la legge, perché io ho avviato tutta la procedura per fare gli accertamenti. Se questa gara non è stata fatta in regola, lo capiremo dalla procedura di accertamento per l'eventuale ritiro in autotutela della gara dell'Ilva. Se invece la legge mi dirà che non posso farlo, non posso farlo. Non è che la mattina il ministro si sveglia e dice: ah, stamattina ritiriamo le gare già eseguite. Però è molto preoccupante il fatto che l'autorità anticorruzione ci abbia espresso quelle criticità, e da quelle criticità noi abbiamo riscontri, perché ci eravamo letti 23.000 pagine di procedura di gara e non mi sembra che sia stata fatta proprio a regola d'arte questa procedura di gara. Ci tengo a dirlo, perché questo significa che se una gara non è fatta bene, l'impatto ambientale, l'impatto sulla salute e i posti di lavoro sono a rischio. Oggi incontrerò Mittal, perché contestualmente alle procedure di accertamento avevo chiesto a loro una controproposta. Loro probabilmente verranno a portarmela, la valuteremo. Io non ho pregiudizi, però deve essere chiaro che a questo punto, prima del piano occupazionale, prima del piano ambientale, viene il rispetto della legalità. Perché? Perché il mancato rispetto della legalità significa anche danneggiare un interesse collettivo, che è quello della salute e dell'ambiente.